Ha attirato tantissimi visitatori l'Expo allestito sabato scorso 9 settembre in piazza Giorgini. L'UTES San Metto il Tronto, che in vista del nuovo anno accademico ha scelto di andare tra i cittadini per presentare nuove e precedenti offerte formative, culturali, fitness e ballo. In molti hanno scelto di visitare e chiedere informazioni allo staff dell'università di tutte le età del tempo libero per conoscere o approfondire i corsi di cultura generale, lingue straniere, musica, informatica, espressività, teatro, hobby, food, balli e discipline sportive, tra cui nuovi di grafica pubblicitaria, disegno e fumetto base, a cura dei docenti e degli istruttori. In contemporanea si è tenuto un mini torneo di burrago che ha impegnato numerosi appassionati, mentre sul palco, presentati da Luca Sestili, si sono alternati vari docenti dopo il breve intervento della presidente Diana Lanciotti Zoboletti. Sul palco anche alcuni istruttori di fitness che insieme ad esperti corsisti hanno dato un'idea delle rispettive discipline. In conclusione, esibizione di flamenco e danza del ventre per finire tutti in pista con musica e animazione di Paolo Love e Patrick BDJ.